Eccoci qui in diretta nell'area YouTube del convento di Lonato di Brescia. Siamo in diretta, lui, il cappellaio magico, il cappellaio arancione, lo sposo Salvatore! Ciao Jenny, ti amo! Questo è il tipico effetto dell'alcol. Allora, Salvatore, da come ho capito, la tua amante si chiama Jenny. Beh, si chiama Jenny, che è in attesa di una dolcissima meraviglia che arriverà ad agosto, che si chiamerà Angel. Si è rovinato proprio. Si sposa, è incinta. Hai fatto tutto? Tutto. Ti sei rovinato in un colpo solo due cose. Sono un ragazzo che va subito al sodo. Bravo, no dai. Sono contento per te che ti sposi e che diventi papà. Grazie. Salvatore, allora, il 14 giugno ti sposi, ti giusto? Sposo, sì. Da dove vieni? Vengo da Palermo, vivo a Cremona da 15 anni. Niente, ho vissuto una vita a Cremona. Ok, guardiamo se palermitano lo sa. Non dateli consigli. Quali sono le 3T di Cremona? Allora, i 3T sono terra... il torrazzo. Sì? Poi? E il turon. E poi alla fine che è il gran teron. E il tetas. Sono quattro. Lui ha aggiunto anche il teron. Ok. Allora, Salvatore, dimmi, cosa fai di bello nella vita? Ma faccio un po' tutto. Che lavoro fai? Faccio operaio in un'impresa edile. Ok. E cosa fai di bello nel tempo libero quando non sei in fabbrica? Nel tempo libero faccio il calcio. Hobby? Vado a pescare. E soprattutto mi piace tantissimo fare l'amore. Bravo. Quindi se ti piace pescare, ti piace il pesce fresco? Mi piace molto fresco. Molto fresco. È detto così la tua Jenny. Il problema è uno solo, che mangio sempre quella. Ah, ho capito. Perché mi piace sempre pescare sempre quella. Ok, Salvatore, che canzone vuoi cantare insieme ai tuoi amici di Cremona? Abbiamo deciso con i miei grandi amici, in compagnia dei miei due cognati, Gaetano e Cristian, che ringrazio tantissimo di questa serata. Anche i miei due migliori. Quali amici sono i tuoi cognati? Cristian e Gaetano. Ok, allora prima ringrazio tantissimo i miei migliori amici, senza nulla togliere gli altri, Salvatore e Gaetano Scolaro. Allora, prima due cose. Ringrazio tutti, ragazzi, ringrazio. Prima cosa, la parrucca ci vuole. Metti la parrucca? La parrucca? Certo. E intanto chiediamo due domande ai cognati. A entrambi mi rispondete la stessa cosa. Un pregio e un difetto di Salvatore. Iniziamo da te, che ti chiami vicino al microfono. Cristian, un pregio e un difetto di Salvatore. Il pregio ne ha tanti. Allora, no, il suo più grosso pregio è che è disponibilissimo ed è una persona d'oro. Ok. Il suo difetto, se vogliamo essere puntigliosi, è un po' una testa dura. Non sarebbe del sud se lo sarebbe con testa dura. È un po' una testa dura. Invece te, un pregio e un difetto? Io sono Gaetano. Gaetano? Ah, anche te sei paesano dall'accento. No. Ha proprio l'accento del nord. Io sono puro sangue palermitano. Ok. Dai, un pregio e un difetto? Il difetto è che la vuole sempre vinta lui. Ok, che la vuole sempre vinta lui. E un pregio? Il pregio è che ha un cuore d'oro. Ancora d'oro. Grazie. Tipico, grazie, di uno del sud. Grazie, ragazzi. Ok, allora, pronti l'ombelico del mondo? Stasera non si dorme. Questo è l'ombelico del mondo! L'ombelico del mondo! Questo è l'ombelico del mondo! L'ombelico del mondo!
una bellezza un po' distraente. Faccio mendice e danze come me ne diverse tanto. Questo è l'ombelico del mondo. Lato, questo è l'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo! L'ombelico del mondo! L'ombelico del mondo! Auguri Salvatore! Lo sposo di Cremona! E qui c'è il posto l'immigrazione, dove convergono le esperienze e ti trasformano in epressione, dove la vita si fa preziosa, e il nostro amore di emendazione, dove ci sono solo le citazioni, l'ombelico del mondo, l'ombelico del mondo, l'ombelico del mondo. Pronti, Il 14 giugno sposerà Jenny, che è in attesa di una bambina. Questo è l'ombelico del mondo. E qui nasce l'energia. Centro nell'ordine del nuovo mondo. Continuate l'applauso direttamente da Cremona, lui, lo sposo Salvatore!